Ok. Siamo in diretta. Siamo in diretta. Siamo, sì. Siamo in diretta. No, è verificato, siamo in diretta. Buonasera a tutti. Buonasera a voi e buonasera anche a chi ci sta seguendo da casa. Scusate, ma io parlerò un po' dietro le quinte. Il mio della presentazione. Bene, allora buonasera a tutti, grazie per essere venuti qui stasera, sono felice di vedere facce amiche che conoscevo e anche persone nuove. E io mi chiamo Thomas, avrete capito, e questa sera sono qui a parlare di un progetto molto importante che si chiama Codex Albertinus, però prima vorrei dire qualche parola su di me, tanto per capire con chi avete a che fare, tanto per capirci. E allora io sono un operatore olistico. Sono appassionato di materie esoteriche e da circa una quindicina d'anni ho iniziato a studiare i tarocchi attraverso dei corsi inizialmente, poi ho fatto un percorso diciamo più personale attraverso proprio delle ricerche mie personali. E in questi anni appunto ho avuto modo di fare esperienza appunto con i tarocchi, capire quale strumento eccezionale possano essere proprio per poter creare proprio un rapporto anche di comunione con le persone, nel senso della parola. Questa sera sono qui per parlare non dei tarocchi tradizionali, ma del Codex Albertinus. Il Codex Albertinus è un tarocco particolare che è stato disegnato da un artista padovano, si chiama Matteo Albertin, è un professore di storia dell'arte, grafica pubblicitaria. Matteo Albertin nel 2015 si è presentato ad una esposizione d'arte a Roma dove ha presentato 24 tavolette di legno, 35 x 70 cm, dove erano rappresentati appunto degli arcani maggiori. Allora, chi si interessa di tarocchi ovviamente sa che gli arcani maggiori normalmente sono 22. E Matteo Albertin, che non è un tarologo o un cartomante o un esoterista, non ha assolutamente nessun tipo di diciamo pregresso di questo genere, ha semplicemente disegnato queste tavolette sulla base di un'intuizione personale, rifacendosi certamente in parte ai tarocchi tradizionali, ma in parte anche proprio alla fantasia artistica sua. Sicuramente una persona che ha avuto delle influenze da Leandro Jodorowsky, così come pure da Kubrick, tant'è vero che poi quando vedremo le carte capiremo alcuni particolari che ci riportano proprio a questi personaggi. E quindi appunto nel 2015 ha realizzato queste tavolette con cui appunto si è presentato a questa esposizione d'arte. Al termine dell'esposizione ha preso queste tavolette e le ha messe nel vanoscala di casa sua e lì sono rimaste fino al 2017-2018, periodo nel quale io attraverso un amico in comune sono venuto a conoscenza appunto di questi lavori che aveva fatto Matteo Albertin e ne sono rimasto profondamente affascinato. E ovviamente andando a pescare nel mio background appunto di studio di tarologia, di cartomanzia, ho intuito che queste immagini, che ripeto erano delle tavolette di legno all'epoca, potevano avere delle proprietà molto interessanti, avevano un forte magnetismo. E così un giorno sono andato a casa appunto di Matteo Albertin e gli ho chiesto di vedere appunto queste lame, queste tavolette, e gli ho chiesto se gli fosse mai venuta l'idea di poterle pubblicare, quindi renderle fruibili proprio come un mazzo di carte vere e proprie. Lui mi ha detto sì, che ci aveva pensato, però insomma non era quella la finalità iniziale del progetto, poi c'erano dei costi da sostenere, insomma tutto un insieme di cose per cui aveva un po' accantonato l'idea. Io non mi sono dato per vinto, sono tornato a casa e con le fotografie di questi tarocchi, di questi arcani, ho iniziato a scrivere quello che mi trasmettevano. E in praticamente brevissimo tempo è uscito un vero e proprio manuale di lettura ed interpretazione di queste carte, di cui poi vi parlerò. E sulla base di una sensibilità personale e degli studi che chiaramente avevo condotto io nell'arco di questi anni, insomma. In una successiva occasione mi sono recato nuovamente a casa di Matteo Albertin con un manoscritto contenente la descrizione di tutte le sue carte. Lui ne è rimasto stupito, ovviamente, perché non si aspettava che ci fosse da parte mia tutto questo interesse, ma non pensava nemmeno lui di aver fatto una cosa che potesse suscitare un interesse così
particolari, diciamo, nei confronti appunto di queste sue opere. E in quel momento si è persuaso del fatto che effettivamente si poteva rendere pubblica questa sua opera, diciamo appunto rendendole proprio fruibile come carte da gioco, carte da lettura di tarologia, di cartomanzia. E così, tra il 2018 e il 2019, dopo aver fatto varie ricerche di quelle che potevano essere le aziende produttrici per noi migliori per poter produrre questo prodotto, insomma, alla fine nasce il Codex Albertinus, che si presenta appunto come un mazzo di tarocchi di 24 lame, ripeto, sarebbero gli arcani maggiori, come dicevo prima, sono 22, Matteo Albertini ha appunto preso dalla sua propria fantasia, e ne ha realizzate 24. I cartomanti o i tarologi, diciamo più ortodossi, vedranno magari con diffidenza questi due arcani maggiori in più, però devo dire che, a mia sempre sensibilità, ho pensato che in realtà potevano essere due chiavi di lettura in più, questi arcani particolari, questi due arcani in più. E quindi adesso ve li mostro, questo è il mazzo, diciamo, normale, ve li mostro un po' più in grande perché così possiate vederli anche da lontano. E queste 24 carte si compongono appunto, partiamo dalla prima, la montagna sacra, chiaramente vi parlavo prima del discorso di Jodorowsky, è un film. Jodorowsky è un artista a 360 gradi, tarologo, autore di libri, autore, regista di film e attore anche contestualmente. E La Montagna Sacra è proprio un film che aveva realizzato lui svariati anni fa. E Matteo Albertini, appunto, per disegnare la prima lama, si è ispirato proprio alla Montagna Sacra, quindi a questo film di Jodorowsky. Questa montagna sacra in cui vediamo quest'occhio della provvidenza che ci guarda un po' così, diciamo, sospettoso, questa montagna, questo cammino un po' particolare, è la carta numero uno, la carta che rappresenta un po' l'inizio del percorso, l'inizio del cammino, ma potrebbe rappresentare anche l'arrivo alla meta. Quindi poi nelle letture ci sono varie sfaccettature che noi possiamo tirare fuori in base a quella che è la sensibilità chiaramente del lettore, di chi interpreta la carta. Soprattutto poi in base anche a quella che è la domanda, perché una stessa carta di fronte a una domanda diversa può cambiare completamente il significato. Quindi riconosciamo il valore archetipale dell'immagine, ma sappiamo che questa è mutevole in considerazione proprio di quella che è la domanda che arriva alla fonte. Quindi la prima abbiamo detto la montagna sacra, l'inizio del percorso. Poi abbiamo la seconda carta che è il sole che chiaramente è archetipo maschile per eccellenza. Che può rappresentare una buona scelta, può rappresentare la fine di un ciclo, può rappresentare tante cose. Io adesso vi do delle informazioni molto, diciamo così, sbrigative. Chiaramente chi poi vuole approfondire la conoscenza del Codex Albertinus lo può fare o contattando me o attraverso appunto il libro che è allegato appunto al mazzo di carte, oppure parleremo alla fine di corsi eventualmente di formazione di lettura proprio di queste carte che daremo prossimamente. La terza carta, molto particolare, si chiama Esplosione. Per certi versi potrebbe ricordarci la torre dei classici tarocchi perché a vederla così sembrerebbe rappresentare una catastrofe sostanzialmente, un po' come è rappresentata l'immagine della torre. In realtà è una carta ambivalente perché possiamo immaginare questi pezzi come dei mattoncini Lego con cui sì, magari qualcosa si è rotto, ma possono essere dei mattoncini proprio per costruire qualcosa. Per cui anche in questo caso, in base a sempre quella che è la consultazione, quella che è la domanda, l'archetipo può cambiare completamente di valore, di significato. La quarta carta, ecco, una cosa che non ho detto all'inizio, io mi sono innamorato particolarmente di questa rappresentazione di Matteo Albertin perché ha creato delle immagini che sono estremamente moderne, in linea con anche il nostro linguaggio, con proprio una necessità di descrivere le cose con un linguaggio diverso, più moderno. La quarta carta lo spiega bene, il trionfo della spesa. Chiaramente, chiaramente fa un po' ridere anche. Il trionfo della spesa ovviamente non si trova nei tarocchi tradizionali, però è una carta molto importante che potrebbe suggerirci, in base per esempio alla domanda, una necessità primaria che va soddisfatta, che deve essere soddisfatta o che viene soddisfatta. Il trionfo della spesa, cioè colui che magari riesce a ottenere
necessario per portare a casa la pagnotta, tanto per capire, per essere molto sbrigativi. E quindi una carta che ci parla sicuramente con una lingua molto attuale, molto moderna, insomma, i tempi che stiamo un po' attraversando. Poi, sempre per rimanere nell'ambito della modernità del linguaggio di Matteo Albertin, c'è la carta numero 5 che è l'alieno. Ovviamente nei tarocchi tradizionali gli alieni, insomma, non c'erano. Qui noi viviamo in un periodo particolare dove peraltro ultimamente si parla sempre più spesso di cose, diciamo, extraterrestri. L'alieno rappresenta in realtà, rappresenta tantissime cose, rappresenta magari una persona, potrebbe essere, che vive una condizione difficile dalla quale cerca di uscire utilizzando quelli che sono i propri talenti o insomma cerca di scappare da una situazione scomoda, potrebbe essere questa, potrebbe rappresentare un individuo particolarmente sensibile. Potrebbe rappresentare tante cose, anche queste sono tutte, diciamo, delle informazioni così fugaci che vi do e che poi chiaramente meritano di essere approfondite, insomma, in un secondo momento. La sesta carta è amore ed è rappresentata con un muscolo cardiaco vero e proprio, non il classico cuore come lo conosciamo noi dall'iconografia tradizionale, ma proprio un muscolo cardiaco. E indubbiamente la carta stessa lo dice, ci parla di amore, ma può parlarci anche di sofferenze, per esempio, vediamo questa cicatrice sul cuore che può parlarci magari di una sofferenza, può parlarci di percorsi che dobbiamo intraprendere attraverso tutte le vie, diciamo, venose, arteriose e quant'altro. Una cosa molto importante, attraverso queste carte, poi lo spiego bene nel libro, nella sua descrizione ed eventualmente nei corsi, con queste carte noi non facciamo solamente tarologia o cartomanzia, facciamo anche numerologia, possiamo fare anche astrologia, perché ogni carta è associata ad un segno zodiacale. Ogni carta ha un numero, ovviamente, come i tarocchi tradizionali, ma ha anche tutta una serie di elementi, numerologicamente parlando, che possono essere tenuti in considerazione, per esempio, da chi magari si occupa con più agilità, diciamo, di numerologia piuttosto che di cartomanzia vera e propria. Quindi sono carte, diciamo, polivalenti che possiamo utilizzare in tantissimi modi. Sempre per rimanere nella modernità del linguaggio di Matteo Albertini, abbiamo la carta numero 7 che è la pausa caffè. Anche questa è una carta molto particolare, che ovviamente ci parla di un momento o di una necessità di prenderci una piccola pausa, magari per riflettere su determinate situazioni della vita. Infatti ci sono un sacco di chicchi di caffè che potrebbero rappresentare, per esempio, la moltitudine dei pensieri che abbiamo in testa, ed è necessario a un certo momento porre ordine in mezzo ad un contesto, insomma, in cui stiamo vivendo. La carta numero 8, invece, rappresenta un classico arcano dei tarocchi tradizionali, è la giustizia, ed è rappresentata appunto come classica signora, diciamo, con la bilancia in mano e la spada, serve per giudicare, ma anche per tagliare magari qualche ramo secco, per tagliare dei ponti, per difenderci, può servire per tante cose. Abbiamo molti occhi rappresentati all'interno di questa carta, per cui può essere una carta che ci invita ad essere guardinghi, ad essere molto attenti, e può essere una carta dell'imprenditore, della persona realizzata professionalmente, può avere molti, molti risvolti. La carta numero 9 è rappresentata dal sesto senso. In questa carta vediamo una battuta di caccia in cui ci sono dei cacciatori sostanzialmente che vanno verso degli animali e viceversa ci sono degli animali che vanno verso i cacciatori, per cui può essere un incontro di cose, possono essere delle occasioni che ci vengono incontro, oppure può essere semplicemente la necessità di dare retta più al nostro sesto senso, appunto, che non magari alla razionalità con cui tendenzialmente faremo le cose. Abbiamo dunque la fortuna, che nei tarocchi tradizionali c'è la ruota della fortuna, qui invece abbiamo la fortuna che praticamente è rappresentata da una cornucopia che riversa del denaro una cacca di colore azzurro, detta proprio così in maniera senza girarci troppo intorno. Anche questa è una carta molto particolare che ci spiega come la fortuna possa avere due facciate, nel senso che tutto quello che noi realizziamo può portare in dote anche dei lati negativi, per cui dobbiamo sempre essere messi di fronte al fatto che qualunque sia la riuscita, diciamo, delle nostre attività, comporterà sempre comunque un minimo sacrificio o comunque una controparte. Questa è molto interessante. Per esempio, parlando di astrologia, questa
sia la giustizia sia questa si rifanno al segno della bilancia, per dire. Poi, vabbè, questo è sempre il materiale, diciamo, di studio. La carta numero 11 è rappresentata dalla forza, che abbiamo anche nei tarocchi tradizionali. Qui è un po' differente rispetto ai tarocchi tradizionali. Abbiamo questo essere chimerico particolare, mezzo uomo, mezzo toro, mezzo uccello, non si sa bene, e varie sfaccettature, che è seduto sul mondo con una spada a mo' di pugnale. Chiaramente qui teniamo buono quello che è il significato proprio archetipale della forza. Ma dobbiamo tenere conto anche del fatto che alcuni particolari ci suggerirebbero che molto spesso la forza sta nella compassione. Quindi anche qui possiamo vedere tutta una serie di sfumature che chiaramente poi attingono anche a quella che è proprio la sensibilità di chi legge le carte. La carta numero 12 ci ricorda sicuramente l'appeso. Noi qui abbiamo invece l'affogato. L'affogato è questo personaggio ovviamente a testa in giù, che probabilmente sta affogando, ed è sempre quella carta, diciamo, quel simbolo che ci ricorda un po' che ci troviamo magari in una situazione non particolarmente felice, ma della quale probabilmente ci siamo messi noi in prima persona, quindi siamo un po' artefici di quello che può essere il nostro, le nostre problematiche. Questa è una carta che ci parla anche di genealogia, di famiglia, attraverso tutto un insieme di elementi che, insomma, andranno poi eventualmente approfonditi. Sempre per restare nella modernità dei tempi, parliamo della politica, con questo bel Pinocchio, realizzato così, con le braccia ai fianchi, con una gamba che va a destra e una che va a sinistra, quindi incapace di prendere una decisione, un po' come la politica. E ha questo naso lungo che esce dalla carta ed è molto interessante perché mentre da un lato suggerirebbe che questo personaggio, quindi la politica, non sa vedere oltre il proprio naso, in realtà noi non sappiamo dove finisce questo naso, quindi non sappiamo quanto in là effettivamente questo personaggio può vedere. Quindi questa è una carta che ci suggerisce anche di guardare oltre a quelle che possono essere proprio le apparenze. E la quattordicesima carta è quella, aspetta un attimo a farvela vedere, è quella che praticamente mi ha proprio dato l'input a tradurre, cioè a mettere in parole appunto i tarocchi di Matteo Albertini, perché è una carta di una attualità assolutamente estrema, o meglio era attuale fino a qualche mese fa, fino all'anno scorso, e è la carta numero appunto 14, sono i due papi. Allora, solo nel nostro tempo noi abbiamo avuto, ci sono state altre occasioni in cui un pontefice ha dato le dimissioni, però restando nella nostra attualità, noi abbiamo avuto la fortuna, la possibilità di avere due pontefici contestualmente, contemporaneamente. Questa cosa è molto importante perché questa carta, fino a qualche mese fa, l'anno scorso, insomma fino a quando è morto Ratzinger, poteva rappresentare il tempo attuale. Questa è la carta che ci presentava il tempo attuale. Adesso questa carta diventa mutaforme, quindi ci può parlare del passato. Cioè le cose cambiano proprio in base a come cambiano i contesti. Questa carta ce lo spiega molto bene. È una carta dove ci sono dei pontefici, quindi il ponte, la strada di passaggio, cioè coloro che mettono in comunicazione due determinate situazioni. E quindi anche questa è molto interessante, molto, molto singolare. Andiamo alla carta numero 15, che è la diavolessa. Noi nella carta tradizionale, nei tarocchi tradizionali abbiamo il diavolo, qui invece abbiamo la diavolessa, un personaggio particolare, diremo androgino, perché vediamo questa lingua che pende dagli organi genitali sostanzialmente, non ha la testa, quindi è una carta che ci invita magari a ragionare un po' più di pancia, un po' più di istinto, più che di testa, benché i piedi siano ben ancorati sulla terra e contestualmente ci possa invitare a pensare con la pancia, pensare con l'istinto, ma senza mai dimenticare la realtà che ci sta intorno. Questa è sempre una carta molto importante, sono tutte molto importanti, mi ripeterò più volte, mi scuserò anche, però insomma sono delle carte estremamente, estremamente eloquenti. La carta numero 16, vi dicevo prima che Matteo Albertini è stato sicuramente influenzato da alcuni suoi miti tipo Jodorowsky piuttosto che Kubrick.
E abbiamo la paura, che è costituita da queste due gemelline che si tengono per mano, e se qualcuno di voi ha visto il film Shining, si ricorderà appunto della scena dove ci sono queste due gemelline che giocano in questo albergo dove poi vengono uccise, insomma. E queste sono proprio le ragazzine, le due interpreti di Shining. Lui ha individuato questo soggetto, diciamo, come quella che potrebbe essere appunto la rappresentazione della paura. Ed è molto interessante perché potrebbe essere, per esempio, una carta che mette in relazione l'omosessualità femminile, per esempio, oppure un rapporto tra due sorelle o tra una madre e una figlia. I due papi, parlando di omosessualità, potrebbero parlarci dell'omosessualità maschile. Sia questa, sia i due papi sono collegati al segno dei gemelli, sempre per tornare al discorso della numerologia, dell'astrologia, scusate. Abbiamo la carta numero 17 che si chiama I Trionfi, una carta particolare dove vediamo questo personaggio che potrebbe essere Dante Alighieri piuttosto che Francesco Petrarca. Ed è un personaggio erudito, un personaggio realizzato, un personaggio che ha ottenuto grandi risultati, e quindi questa è una carta, potrebbe essere una carta di vittoria, la vediamo così, ma magari se la vediamo così potrebbe essere una carta di sconfitta, una carta che ci spiega, perché poi c'è il dritto rovescio ovviamente. Una carta che ci dice che non siamo riusciti ad ottenere o a realizzare quello che dovevamo fare. Una carta che ci invita ad approfondire molto le tematiche della vita, quindi attraverso questo libro, quindi attraverso lo studio, no? Arriviamo alla carta numero 18, che è la Luna, che troviamo anche nei tarocchi tradizionali. Questa è un po' diversa, chiaramente tutto è diverso dai tarocchi tradizionali, ma insomma questa particolarmente. Dove abbiamo questa doppia luna, una luna nera su cui poi si rispecchia una mezza luna e un animale che sembra portarsi sulla schiena appunto questa luna. Archetipo femminile per eccellenza, la luna, che ci invita a indagare molto nel nostro profondo, nelle parti più profonde di noi stessi, proprio per tirare fuori, per riportare alla luce le cose che abbiamo dentro, le cose più importanti. Abbiamo l'arcano, in questo caso numero 19, che si chiama Memento Mori. Allora, noi sappiamo che i tarocchi tradizionali hanno il tredicesimo arcano, che si chiama tredicesimo arcano, non è la morte, tanti la chiamano la morte, ma in realtà è il tredicesimo arcano. Noi nel tredicesimo arcano abbiamo un'altra immagine, la morte ci viene rappresentata nel diciannovesimo, in Memento Mori, ricordati chi si muore, ricordati chi si deve morire. Una carta che ci porta ad essere sempre ben attenti sul fatto che tutto è transitorio. Tutto è transitorio, infatti questa è una carta che ci parla di un transito, di un passaggio. Vediamo che c'è questo uccello sul cranio e ci sono due uova depositate. Mentre questa carta sembrerebbe parlarci di morte, in realtà ci sta già annunciando la nuova vita che sta per nascere. Quindi dobbiamo sempre capire un po' come interpretare appunto i vari simbolismi all'interno di queste carte. Arriviamo alla carta numero 20, che si chiama Il trionfo della fama e ricorda indubbiamente il matto dei tarocchi tradizionali. Abbiamo questo personaggio che sta vagando a testa per aria e guardando quindi le stelle, la luna, una persona che forse si è persa, si sta cercando la sua strada, o forse una persona che per eccesso di successo ha ottenuto un grandissimo successo, quindi il trionfo della fama. E non l'ha saputa gestire e la sta vivendo in maniera incoerente, se vogliamo, forse impazzito perché ha avuto troppo. Quindi anche in questo caso la carta ci mette sempre di fronte a più aspetti di una stessa condizione, di una stessa situazione. Arriviamo alla carta numero 21, che riflette sostanzialmente quella dei tarocchi tradizionali, è il mondo. Anche in questo caso il mondo è rappresentato da quattro simboli principali, diciamo, che riconosciamo negli evangelisti, Marco, Matteo, Luca e Giovanni. In mezzo non c'è la classica, chiamiamola così, Venere all'interno dell'ovale che c'è nei tarocchi tradizionali, ma c'è una spirale che ci porta dentro e quindi ci invita anche in questo caso qui ad entrare in profondità. Ci sono dei libri aperti qui, che saranno sicuramente dei Vangeli, ma sono anche proprio la conoscenza. Invito a approfondire, ad andare nel profondo, una carta di realizzazione, sempre di grande sconfitta, a seconda poi di come la interpretiamo.
Arriviamo alla 22esima carta, che si intitola La felicità. La felicità è rappresentata da un gruppo di campane, tre campane, che suonano a festa o a lutto, dipende sempre da come le vogliamo interpretare. Una carta che ci parla di comunicazione, di suono, ci parla di proprio di interazione con le persone. Arriviamo al 23° arcano che si intitola Il cibo. Abbiamo questa bella tavola imbandita piena di cibaglie, vino, pasta, prosciutti, salami, pane, di tutto. È una carta interessante perché mette in evidenza delle simbologie cosiddette cristiche. Abbiamo il pane, abbiamo il vino, abbiamo il coltello e le forchette che potrebbero rappresentare la forca, la spada, gli strumenti della tortura. Quindi una carta che in qualche maniera ci riporta alla figura cristica. È una carta che ci parla di abbondanza, quindi di buone riuscite, ma è una carta che paradossalmente potrebbe parlarci anche di violenza, proprio violenze anche sessuali, perché se ci mettiamo un po' di fantasia e immaginiamo, ti do qualche indicazione così, immaginiamo che questo prosciutto rappresenti una gamba, questa bottiglia rappresenti un'altra gamba, questo piatto di spaghetti potrebbe essere una vulva insanguinata che viene penetrata da un salame. È un'immagine abbastanza fastidiosa, però chi mi chiede, chi mi interroga, diciamo, cosa vuole sapere, cosa devo capire io di questa persona? In questa carta potrei trovare delle situazioni particolari che una persona ha vissuto e che magari deve riuscire a superare. Arriviamo all'ultimo arcano, che si chiama Zero ed è la rinascita. La rinascita è rappresentata da un uccello infuocato, potrebbe essere una fenice, un uccello infuocato con il volo spiegato che sta andando verso l'alto. Una carta che si ricollega in un certo qual modo a Memento Mori, per esempio, dove lì c'erano le uova, qui invece c'è proprio l'esplosione della vita. Una carta piena di fuoco, quindi piena di passione, piena di vitalità e piena di auspici, una carta molto interessante che poi andrà letta in un senso o nell'altro a seconda. Questa particolarmente è la carta nella quale io mi sono rivisto quando ho iniziato a interpretare le carte di Matteo Albertini, perché quando ho trovato, diciamo, questa ho conosciuto questa realtà, diciamo così, di immagini. E mi ci sono riconosciuto perché era un momento della mia vita nella quale venivano rimesse in gioco tutta una serie di cose per cui c'era una rinascita vera e propria. Una cosa interessante che poi spiego anche nei corsi di lettura e interpretazione di questi tarocchi è che ognuno poi sceglierà una propria carta di rappresentazione, di rappresentanza, che lo accompagnerà nel percorso anche poi della sua crescita evolutiva, della sua crescita sia a livello appunto di conoscenza dei tarocchi, ma proprio anche di conoscenza personale e di interazione appunto con gli altri. È uno strumento che quando ho avuto tra le mani, l'ho interpretato subito come uno strumento di aiuto, un qualcosa che può servire proprio per aiutare le persone. E credo, spero, di esserci riuscito perché comunque i feedback delle persone con i quali ho fatto lettura, insomma, che mi hanno consultato, nella quasi totalità dei casi, mi hanno dato ragione del fatto che effettivamente dalla lettura di queste particolari carte emergono dei significati molto particolari. Faccio un piccolo inciso. Io normalmente quando faccio la lettura delle carte non parlo mai di futuro, poco di passato, parlo del presente. Quando io stendo le carte vedo una fotografia del momento presente, il momento presente della persona, da che tipo di energie è composta, da che tipo di situazioni è composte. E sulla base di quello che appare appunto sul tavolo, sostanzialmente, in base poi alla mia sensibilità, ripeto, do un'interpretazione di quello che è il momento attuale della persona. Dicevo, il futuro non esiste. Ne sono abbastanza convinto, poi per carità magari c'è chi riesce a vederlo, ha dei poteri che io personalmente non ho. Io però posso capire che sulla base dell'energia del momento presente si potrebbe andare, quindi c'è un potenziale da sfruttare, si va verso una determinata situazione. Devo dire che finora ho avuto degli riscontri abbastanza positivi e
affermativi rispetto a questa mia interpretazione, a questo mio modo di interpretare le carte. E quindi, insomma, ormai a distanza di alcuni anni con cui sto appunto praticando la lettura con queste carte, devo dire che effettivamente, insomma, credo di essere sulla strada buona. Il desiderio mio è quello poi di riuscire a trasmettere, sempre di accompagnare le persone con un messaggio di speranza, chiaramente, ma poi anche di riuscire a trasmettere proprio la conoscenza delle immagini, della lettura, dell'interpretazione di queste carte, nella speranza che tutti possano poterla utilizzare proprio come uno strumento di crescita personale e di aiuto agli altri. Mi piace molto pensare che questo sia uno strumento per aiutare le persone. Questo è il Codex Albertinus. E se avete qualche domanda, volentieri posso rispondervi. Non so se qualcosa non vi è risultato chiaro o se volete approfondire qualche tematica. Nelle cose Sì. Allora, ci sono. Buona domanda. Allora, partiamo sempre da un presupposto. Io cerco sempre di essere molto onesto con le persone con cui chiaramente tratto. E preciso sempre che stiamo facendo un gioco. È un gioco molto serio, con delle regole ben precise, che quindi va trattato con rispetto, però è pur sempre un gioco. Quindi invito sempre le persone a non legarsi mai troppo a quello che è il responso delle carte, qualunque esso sia. E i giochi che noi andiamo a fare, quindi li chiamo proprio giochi. I giochi che noi andiamo a fare con queste carte possono essere i più svariati. Se una persona mi fa una domanda diretta, posso estrarre una carta singola e vedere cosa mi rappresenta quella carta e sulla base appunto della domanda posso dare la risposta. No, allora se la persona è davanti a me la faccio estrarre alla persona. Sì, io faccio, mischio le carte, dopodiché chiedo alla persona che ho di fronte, senza incrociare le gambe e le braccia, di alzarmi il mazzo con la mano sinistra. Una volta che mi ha alzato il mazzo, distendo le carte e la persona estrae la carta. Sì, poi sono le più svariate. Quindi può essere una carta singola, oppure se vogliamo vedere una situazione un po' più estesa, normalmente chiedo l'estrazione di 3 carte, a cui poi, in base alla risposta che danno le prime 3 carte, se ne vanno ad aggiungere delle altre. Per cui se sento che le carte presenti mi richiamano la necessità di approfondire un po' di più quello che stiamo vedendo, allora ne estraiamo un'altra ancora. Possiamo stendere tutte le carte alla fine e fare una stesa proprio completa, quindi non c'è assolutamente nessun limite da questo punto di vista. Poi io sono anche appassionato di genealogia, per cui mi sono interessato molto alla storia di famiglia, degli antenati e delle connessioni che ci legano appunto ai nostri. Sì, diciamo che suggerisce effettivamente studi atavici. E ho scoperto che attraverso queste carte possiamo fare anche genealogia nella stessa maniera in cui, non so se avete mai sentito parlare di costellazioni familiari, nella stessa maniera in cui andiamo ad affrontare una costellazione familiare, noi possiamo utilizzare le carte come gli attori della nostra interpretazione. Per cui, particolarmente in tempi recenti, ho proprio iniziato a giocare con queste, chiamiamole così, mini costellazioni familiari fatte con il Codex, e devo dire che escono sempre dei risultati veramente interessanti, dei quali io per primo mi stupisco, nel senso che sembra veramente incredibile che poi le persone si rispecchino in tal modo all'interno di queste letture. Proprio non più tardi di 2 sere fa siamo stati un'associazione di un'amica che era assolutamente incredula di fronte, diciamo, a quella che è la lettura delle carte, perché è una cosa che non aveva mai considerato e comunque in cui non credeva. Ho detto: facciamo un gioco, proviamo così senza. E fammi una domanda. Mi ha fatto una domanda che aveva a che fare con la sua situazione personale e sentimentale. Abbiamo aperto le carte e io ovviamente della sua situazione non sapevo nulla, e le carte hanno suggerito tutto un insieme di evoluzioni relativamente tristi verso cui sta andando la storia, insomma, sulle quali lei è rimasta a bocca aperta, ma dice: come fai a sapere queste cose? Non le so, in realtà io non faccio altro che interpretare dei disegni, delle simbologie. Ogni volta che io giro una carta, la carta ha un valore archetipale, però poi ci sono dei particolari all'interno della carta che mi richiamano. E quei particolari sono quelli che, tirandomi per la giacca, mi dicono: guarda che
forse la situazione che interessa a te è esattamente questa piuttosto che quell'altra. E quindi è proprio interessante vedere come le carte ti suggeriscono attraverso lo spiccare di un determinato particolare. E in questo contesto, dove vi dicevo appunto che ho trattato con questa ragazza, a un certo momento siamo andati a vedere dove risiedeva, dove poteva risiedere il problema fra lei e il suo compagno. E abbiamo fatto un gioco di genealogia, per cui ho estratto delle carte che rappresentassero lei, i suoi genitori, eventualmente i nonni, sia suoi sia del suo compagno. E sono uscite delle cose estremamente interessanti. Io, per esempio, non potevo sapere che il papà del suo compagno era morto quando lui era bambino, ma le carte lo suggerivano, lo dicevano. Infatti, lei mi ha detto sì, è morto che aveva 13 anni. E quindi da lì nasce tutta una serie di problematiche perché il bambino non è riuscito ad avere quella figura paterna che gli abbia dato quell'imprinting necessario per poi potersi costruire una famiglia come avrebbe voluto. E quindi vediamo come genealogicamente siamo condizionati dagli eventi che riguardano magari i nostri genitori, nonni e così via, fino ad arrivare a in memory generazioni, insomma. E Ne quindi anche parla anche questo. Jodorowsky. Assolutamente sì, Jodorowsky indubbiamente è stato uno dei miei ispiratori. Sicuramente io quando ho iniziato a studiare i tarocchi tradizionali, i marsigliesi per capirci, l'ho fatto sempre partendo dalla base di quello che lui appunto esponeva, perché comunque ha un sistema artistico tutto suo, tutto particolare, che insomma no, per me è stato di grandissima ispirazione. Evidentemente anche per Matteo Albertin, insomma questa cosa si è unita molto bene. Sì, allora è una domanda che io per primo mi sono posto quando a un certo momento mi sono trovato sul tavolo i tarocchi tradizionali e il Codex. E lo dico con dispiacere, ho lasciato i tarocchi tradizionali, che comunque posso consultare normalmente senza problemi, però li ho lasciati in favore di questi qui proprio perché non so se sia una questione di aver instaurato con me personalmente un rapporto particolare di, chiamiamolo così, amicizia con questi tarocchi, però ho visto che nella lettura appunto di questi tarocchi non mi veniva a mancare nulla rispetto a quello che potevano suggerirmi i tarocchi tradizionali. Può essere una cosa soggettiva, lo dico, nel senso che poi ognuno Forse la utilizza. salute di due arcani. Sì, l'aggiunta di questi due arcani, ripeto, che molti magari possono vedere con diffidenza perché insomma, gli arcani maggiori sono 22 e non ci sono cavoli, quelli sono e basta. Però effettivamente queste due chiavi di lettura in più ci danno delle prospettive, delle possibilità che magari vanno a compensare. Se vogliamo, forse la mancanza degli arcani minori potrebbe assolutamente essere. Poi nulla toglie di poter utilizzare queste carte in associazione anche ad altre. Io ho visto tantissimi cartomanti piuttosto che tarologi utilizzare anche contemporaneamente più mazzi di carte, per cui voglio dire non si mette mai freni insomma alla provvidenza. Questo è. Se avete qualche domanda, sempre volentieri o se avete qualche curiosità. Lei prima ha fatto alcune solitudini Sì. Nel senso che allora è una questione di interpretazione, nel senso che al di là degli arcani che proprio si riflettono tipo la giustizia piuttosto che la forza o la fortuna in luogo della ruota della fortuna, cioè tutti gli altri ci parlano di immagini, alla fine gli archetipi cosa sono? Sono delle immagini. Che poi ad un arcano X sia associata l'immagine di quell'archetipo piuttosto di quell'altro, qui non abbiamo la stessa, diciamo, varietà, la stessa distribuzione. Qui abbiamo delle carte che possono, sempre in base alla domanda, rappresentare qualunque tipo di arcano. Ovviamente noi terremo conto. Se ci capita la giustizia, per dire, terremo conto sicuramente del valore archetipale della giustizia, però sempre in base appunto alla lettura, alla domanda e alla sensibilità del consultante, potremmo attribuire un significato che magari appartiene ad un archetipo differente. Cioè, sono molto, molto volubile, però questo, ripeto, forse attiene più a una,
personale sensibilità nella lettura, perché poi mi è capitato, lavorando anche con i tarocchi di Marsiglia, quindi quelli tradizionali, mi è capitato di attribuire a delle carte un valore diverso da quello che tipicamente potrebbero effettivamente comunicarci. Dipende sempre dalla domanda, dipende dal contesto, dipende dal particolare che spicca. L'autore ha spiegato come mai alcuni. No, l'autore, allora, io presumo che l'autore avesse, non mi aveva spiegato, posso intuire, avesse preso dei tarocchi tradizionali, ne avesse copiati alcuni e altri proprio per non riflettere il classico tarocco tradizionale, li abbia fatti proprio di fantasia. Tanto è vero che poi frequentando appunto Matteo Albertin ho notato che alcune carte, tipo quelle della politica, tanto per capirci il tredicesimo arcano, è il Pinocchio, faccio vedere, eccolo qua, il Pinocchio si è ispirato ad una statuetta che lui aveva in casa, quindi ha riprodotto la statuetta sostanzialmente con questo scenario alle spalle un po' futuristico, quindi ci parla anche di una carta improntata verso un ipotetico futuro. Però si è fatto trasportare dalla fantasia, tanto è vero che in più occasioni ho cercato di capire se lui avesse qualche nozione di esoterismo, occultismo, cartomanzia. Assolutamente lui è un semplice appassionato d'arte ed ogni cosa che lui vede la coglie e poi la trasforma in quello che può essere un disegno. Una cosa interessante, Memento Mori, me ne sono accorto proprio entrando qui dentro. Che vediamo questo uccello appunto sul cranio dell'uovo, se poi vi avvicinate vedrete che è rappresentato proprio qui. Cioè, questo è proprio, sì, in questo caso Benigredo, ed è la stessa rappresentazione sostanzialmente. Quindi lui, Matteo Albertin, ha visto dei particolari che lo hanno particolarmente stimolato e li ha messi lì dentro, ma ripeto, senza arte né parte. E questo mi suggerisce che probabilmente inconsapevolmente, mentre lui realizzava questi disegni, era centrato su qualcosa, cioè stava canalizzando qualcosa senza rendersene conto. La particolare sinergia che si è formata fra me e Matteo Albertin sta proprio nel fatto che io ho colto questa intuizione che lui ha avuto e dalla quale poi ho sviluppato quello che è il manuale di lettura e di interpretazione e che conseguentemente ha dato adito a lui poter creare e realizzare il tarocco vero e proprio, insomma, perché ripeto, erano delle tavole di legno, quindi senza nessun presupposto di sviluppo in questo senso. E nella sequenza numerica hanno significato delle parole No, oppure. assolutamente anche questo. Allora, non possiamo mai parlare di caso. Nel caso di specie, diremo che Matteo Albertini le ha realizzate in maniera casuale, quindi senza eccezione fatta per gli arcani, tra virgolette, ricopiati, quindi la forza, la giustizia e quant'altro, che riflette il mondo, che riflettono anche lo stesso numero dei tarocchi tradizionali, per tutte le altre si è proprio fatto trasportare dalla fantasia. Però effettivamente anche in questo caso qui possiamo trovare dei significati, nel senso che se noi poi andiamo a vederci le carte nella loro sequenza, in base a quello che stiamo ricercando, sicuramente possiamo trovare una cronologia di eventi o di situazioni, insomma, che possono darci proprio una strada, nel vero senso della parola. La prima interessante è la La montagna prima, sacra. Sì, l'ultima sicuramente. sicuramente. E la montagna sacra, beh, sono assolutamente collegate queste, perché la montagna sacra è l'inizio del percorso e la rinascita è il raggiungimento dell'obiettivo. Questa carta ci dice che il percorso è tortuoso, è difficile, non è un percorso semplice, ma se riusciamo ad arrivare alla meta possiamo ottenere l'illuminazione, per esempio in questo caso, o comunque possiamo realizzare assolutamente importanti obiettivi. E sono due carte completamente collegate. Ma ancora giusto solo al secondo posto, perché Sì. è mi ha colpito Sì, il questa cosa. sole Deve essere anche. abituato a vedere il Sì, fondo. assolutamente sì. Sì, anche il sole, questa è la presentazione molto americana, chiamiamola così, con questo ok, diciamo, con questo dito che punta. È una carta che ci parla di grandi risorse, per esempio. Vediamo questo dito puntato sul sole che sembra in realtà stia premendo un pulsante. Come se ci dicesse che abbiamo in mano il potere per cominciare ad attivare determinate
dinamiche, determinate situazioni della nostra vita. Sono dei cerchi sull'acqua, no? Che ci parlano dei cicli vitali, quindi della necessità forse anche di chiudere un ciclo e iniziare a pensare a qualcosa di nuovo, cioè iniziare ad attivarci per cambiare qualcosa. Assolutamente sì, ma vede, questa cosa che dice lei è molto interessante perché poi ognuno di noi, in base alla propria esperienza, alla propria cultura, alla propria sensibilità ed esperienza, chiaramente anche magari nella lettura delle carte, può vedere delle cose. Quindi, come dicevo prima, al di là di quello che è il valore archetipale, simbolico della carta in sé, c'è tutto un mondo dietro che sta a noi scoprire, nel senso alla nostra sensibilità e all'interazione che si crea con la persona. Ovviamente una domanda chiara, buona e precisa, che non sia confusa, perché chiaramente, almeno per la mia esperienza, le carte non amano le domande confuse, vogliono domande chiare, perché se devono dare una risposta chiara bisogna che ci sia una domanda chiara. E quindi è interessante appunto quello che lei osserva, perché effettivamente ognuno di noi ha la possibilità di vedere delle cose diverse a fronte di una stessa lettura. Mi è capitato non tantissimo tempo fa, di vedere delle persone che leggevano per esempio le mie carte ad un consultante e vedere l'interpretazione che ne davano loro e quella che invece avrei dato io, ma che tutto sommato era abbastanza allineata. Quindi si capisce che io magari utilizzo delle parole perché ho un determinato tipo di linguaggio, un determinato tipo di cultura, chi magari ha un linguaggio, una cultura differente, utilizza delle parole diverse, ma alla fine stiamo dicendo le stesse cose. Questo è molto importante. Quindi si capisce che le carte risuonano molto bene con chiunque sia aperto alla possibilità di poterle esprimere. Ecco, questo Va bene, è. Sì. Sì, è palindroma. Sì, diciamo come immagine, un'immagine palindroma sotto sopra. Allora. Beh, se dovessimo seguire le indicazioni di Mauro Biglino, se qualcuno di voi lo conosce, se noi deriviamo probabilmente dagli alieni, probabilmente noi siamo gli alieni di questo pianeta, anche perché se poi vediamo come ci comportiamo nei confronti del pianeta, direi che siamo proprio alieni. E l'alieno è un essere molto particolare che può rappresentare appunto una persona che vive una situazione dalla quale non riesce a svincolarsi, quindi è incastrato all'interno di una realtà, lo vediamo doppio, quindi siamese, palindromo, è incastrato all'interno di una realtà da cui fa fatica ad uscire, ma è anche un personaggio che ha una grandissima sensibilità e lo vediamo dal fatto che ha più occhi, ha più orecchi, ha più nasi. È un essere che ha grandi capacità proprio di sentire, di percepire, ma è vincolato appunto ad una situazione che lo costringe in un certo qual modo, ma dalla quale chiaramente si può sicuramente uscire. Una persona potrebbe essere una persona, tra virgolette, problematica, una persona che ha dei problemi con la propria sessualità, per esempio non riesce ad identificarla, tanto per dire. Cioè, sono tantissime le possibilità di lettura di questa carta. Quello su cui voglio sempre porre l'accento è il fatto che non è tanto la carta il punto della questione è la domanda. La domanda è sempre fondamentale. Se c'è una domanda chiara, attraverso l'immagine noi possiamo dare un'interpretazione a quella domanda. Se non c'è una domanda, ogni carta può voler dire tutto e può voler dire nulla. Mi è capitato spesso che magari qualcuno per gioco, anche un po' per sfida, mi dice tirami fuori una carta e dimmi cosa vuol dire. Non vuol dire niente, cioè è una carta. Devi dirmi tu cosa vuoi sapere. L'archetipo funziona sulla base di delle dinamiche intorno alle quali esso si muove. Io ho in mano un coltello, è buono o è cattivo? Non è niente, è un coltello. Se lo utilizzo per mangiare è buono, se lo utilizzo per accoltellare una persona è cattivo, ma non è di per sé il coltello il problema è chi lo utilizza. Quindi è sempre l'uso che ne facciamo delle cose. La domanda che sta a fronte appunto di una consultazione di carte è quello che stabilisce se l'archetipo è buono o l'archetipo è cattivo. Positivo o negativo, diciamo, dai, tanto per essere. Vai.
li vedo silenziosi, ho detto un sacco di minchiate, oppure li ho assolutamente schiacciati. Sì, è un mazzolino. Sì, numericamente parlando, sì. Sì, finiremo con il mondo. Sì. Sì, più anche materiale se vogliamo, sì, più terra a terra proprio nel vero senso della parola, anche il sesto senso ci riporterebbe a un ambiente più terra a terra. E sì, questo diciamo descrive bene quella che è un po' probabilmente anche la personalità di Matteo Albertin, appunto, che disegnando queste carte ha realizzato delle cose a sua inconsapevolezza, secondo me, cioè senza rendersi effettivamente conto di cosa stava realizzando, però sempre tenendo i piedi per terra sostanzialmente, per cui dimostrandoci la sua assoluta umanità. Io lo conosco personalmente ed è una persona sicuramente di grandi talenti, ma anche di grandi valori interiori, quindi insomma una persona che sicuramente ha realizzato, ripeto, inconsapevolmente, un lavoro estremamente bello, a me piace. Quindi, insomma, mi No, è sono fatto trasportare proprio da. affascinante il fatto sì che Sì. La realizzazione, il discorso che faceva prima la signora di questo percorso che ha un inizio e ha una fine, effettivamente è un viaggio che va interpretato, lo dico in totale onestà, non ho mai pensato di leggerle come un viaggio, però sicuramente sarà una cosa che farò prossimamente, cioè capire esattamente questo viaggio come si compone dall'inizio alla fine, sarà sicuramente materia di approfondimento, effettivamente non ci avevo pensato. Sì, dove si trovano, bravissimo. E si sono trovati a mangiare tutti insieme, sì, esatto. È assolutamente vero. È assolutamente vero. Chissà che Matteo Alberti effettivamente non si sia fatto ispirare anche da questa cosa. Glielo chiederò, non me ne aveva parlato la prima carta, sicuramente si rifaceva il film, ma che l'ultima effettivamente porti a questa conclusione è assolutamente vero. È assolutamente vero, ma glielo chiederò, non mancherò. Sì, è ancora più interessante perché certamente, certamente. No, ma ripeto, io più volte ho cercato di interrogarlo, insomma, per capire che conoscenze mistiche, esoteriche, occulte avesse lui. Assolutamente nulla. Cioè, lui è un artista, meglio, sì, infatti. Una cosa che ho apprezzato molto proprio nell'esaminare queste lame è che lui, a parte i 2, 3, 4 arcani tradizionali che ci sono all'interno, lui non si è fatto condizionare da una conoscenza pregressa. Ha lavorato di istinto, di fantasia, di trasporto, si è proprio fatto trasportare. E nel trasporto, secondo me, ha avuto delle grandissime intuizioni, che poi io ho colto, insomma, ho messo nero su bianco, per così dire, anzi indaco, perché ho scritto tutto in indaco. Piacevole idea dell'indaco. Sì, probabilmente sì, avrebbe avuto dei condizionamenti, tra virgolette, che magari avrebbero potuto portarlo più verso magari una visione commerciale, semmai fosse, partendo sempre dal presupposto, ripeto, che tutto questo era stato realizzato per una mostra d'arte, per creare chissà che tipo di situazione. Questo è quanto. Se non avete altre domande, io spero di avervi allietato in questo sabato pomeriggio, insomma. Per me è stato un piacere avervi qui, sono felice di vedere facce nuove, facce amiche, insomma, già conosciute. È stata anche un'occasione bella per rivederci. E questo è quanto. Io vi ringrazio della vostra partecipazione, ringrazio nuovamente Fabio per averci ospitato. E abbiamo la fortuna qui a Padova di avere un angolo come questo, che non è cosa scontata, perché insomma la città è piccolina, tutto sommato, avere una libreria esoterica qui a Padova non è cosa da poco. Poi chiaramente possiamo fare un po' di merchandising, no?
qui possiamo trovare cose estremamente interessanti sia per la cartomanzia, sia per l'occultismo, sia per l'olismo e quant'altro. Insomma, credo possiamo essere solo contenti e soddisfatti di avere un luogo di riferimento del genere a Padova, quindi assolutamente gratuito. Sì, se qualcuno potesse essere appunto interessato, adesso noi eventualmente raccoglieremo già i nominativi semplicemente, poi eventualmente vi manderemo le comunicazioni, perché appunto l'intenzione è quella di organizzare dei corsi di lettura e di interpretazione di queste particolari carte, dove appunto andremo ad approfondire ogni singola lama, i significati archetipali, insomma, di ogni singola lama. E quindi sarà anche uno strumento di crescita che potremo utilizzare tutti insieme, insomma, perché chiaramente poi io ho dato una prima interpretazione, diciamo, è quella. È bello però anche trovarsi magari insieme ad altre persone che possono avere una visione diversa, che quindi possono arricchire quella che è anche l'interpretazione della carta stessa. Quindi mi piace sempre pensare che ho qualcosa da imparare sia dalla persona che mi sta consultando, sia dalla persona con cui magari vado a interpretare determinati percorsi. C'è sempre qualcosa da imparare, quindi è un percorso in assoluta crescita, diciamo, in evoluzione. Mi piace pensarla così. E poi ritorniamo sempre al discorso che ognuno ha la propria sensibilità e attraverso questo strumento può tirare fuori al meglio. L'importante è essere, ecco, non essere viziati da preconcetti o cose del genere. Cioè, una persona deve sentirsi libera di poter dire quello che sente dentro e possibilmente di farlo per il più alto fine e il massimo bene proprio e della persona con cui sta dialogando. Questa è un po' la mia visione. Grazie, è stato un piacere averli qui. Se siete interessati ad avere un mazzo del Codex o ad avere eventualmente altre informazioni, qui trovate tutto. E se poi volete lasciare qualche riferimento per un eventuale appunto corso di formazione, che organizzeremo insomma più avanti, sarà sicuramente un piacere avervi. Grazie mille. Grazie.